questo referendum non introduce e toglie nessuna nuova tassa, però c'è un punto. Se si vota sì al referendum, le istituzioni risparmiano, i costi si riducono e se si liberano risorse forse possiamo fare pagare un po' meno ai cittadini. Perché non è solo il problema delle indennità ai senatori. Pensate a quanti soldi spesi davanti alla Corte Costituzionale per decidere chi tra Stato e Regioni si doveva occupare di qualcosa. O quanti soldi dentro ai gruppi consigliari delle Regioni, nella omogeneità degli stipendi che si danno. Questa è una grande opportunità data dal poter poi ridurre le spese ai cittadini. E poi c'è un punto. Fino ad oggi di tasse locali, IMU, TASI, tributi regionali, se ne è discusso a Roma senza che sindaci e regioni potessero dire la loro. Con il Senato delle Regioni, quando si parla della fiscalità dei cittadini, i sindaci e le regioni sono protagonisti. E allora avere una Camera delle Autonomie serve proprio affinché non accada mai più che si prendano le decisioni sulle teste dei territori. È anche per questo che il 4 dicembre io voto sì.